Era uscita a prendere il latte, ma non era più tornata. L'aveva nascosta bene. La voleva per sé, per sempre. Settembre 1951. Le vacanze sono finite, ma se ne accorgono in pochi, quei pochi che ci vanno. Gli italiani sono ancora in affanno. Il 13% della popolazione è analfabeta. 869.000 famiglie non mangiano carne né zucchero, mentre il telefono è un lusso raro. Chi esce di casa, insomma, non ha i mezzi per spostarsi troppo lontano. La famiglia Brambilla per l'occasione ha adottato il triciclo. Chi ricorda più i cortei di 2 o 3 anni fa sotto la minaccia aerea? Questa verso il lago Malaspina è ben altra evasione. No, non è un intrico di liane né un deposito di cavalli di Frisia, è semplicemente un posteggio di biciclette. In un attimo un mite angolo di paesaggio lombardo rischiarato dalla breve pupilla di un lago assume un'aria tropicale, dove l'aspetto turistico del campeggio è addomesticato, reso più casalingo dal biancheggiare dei panni al sole, come dopo un grosso bucato. 2 ore fa questa signorina si arrabbiava sulla macchina da scrivere. Adesso è una perfetta isolana dei mari del sud. I cittadini della capitale morale sostengono che la Tintarella non è un privilegio dei romani beneficiati da Ostia e da Fregene. Che cosa ha da invidiare questa spiaggia a Venezia, a Viareggio? Si tratta dell'idroscalo, ma che Ostenda, ma che San Sebastiano. Milano, Milano, Milan e Pepù. Le pigre sieste con la protezione del quadrupede amico. E quanti giovanotti si lascerebbero per qualche ora trasformare in quel quadrupede? Uè, anche lui sul comandante. Sì, anche lui. Comandante, sorveglia le onde. E vorrebbe sapere se questo giovanotto possiede così a fondo l'arte del nuoto che insegna. Come pure si preoccupa dell'eventuale salvataggio delle fanciulle sottoposte a tuffi forzati. E le docce? Ah, le docce funzionano bene. È fredda l'acqua. Ma ahimè, egli si avvede ora di avere dimenticato a casa il piegabaffi. La sera è come un precoce autunno che conclude provvisoriamente la stagione balneare. Il lago dimenticherà fino a domani quegli ospiti stravaganti che gli hanno mutato i connotati, che hanno popolato divisioni marine le sue pacifiche rive. Chi invece prepara le valigie non torna tanto presto. Parte per inseguire un lavoro, non spiagge o montagne. Anche il signor Guido Nimmo di Busto Arsizio sta facendo le valigie. Ma il signor Guido Nimmo non è un emigrante. Lui un lavoro ce l'ha già. Ed è bellissimo. Il signor Guido Nimmo è infatti impiegato in una compagnia di navigazione aerea americana. Solo che adesso non può più partire, perché a casa sua è successo qualcosa. A casa Nimmo è scomparsa la domestica. Si chiama Silvia Dapont, ha 21 anni, ed è la persona che aiuta la signora Adele nelle faccende di casa. Si prende cura dei bambini, va a fare la spesa e serve a tavola. Sempre a disposizione 24 ore su 24. Per Nimmo è una di famiglia. Conosco famiglie, a cominciare dalla mia, che hanno avuto in casa delle persone che appunto tenevano i figli, pulivano, facevano da mangiare e che diventavano quasi di famiglia.
Silvia da Pont vive insieme ai Nimmo nella loro casa di Busto Arsizio. Silvia da Pont, quando era a servizio dai Nimmo, era abituata la mattina ad andare a prendere il latte per la colazione dei bambini. Come al solito, anche la mattina del 7 settembre 1951, Silvia era uscita per comprare il latte. Ma quella mattina accade qualcosa di insolito. Esce, compra la bottiglia del latte, torna, deposita la bottiglia in cucina e da quel momento nessuno della famiglia la vede più. La signora Nimmo aspetta a lungo, un'ora, due, fino a pranzo. La signora Nimmo è molto arrabbiata. Quello, infatti, è l'ultimo giorno di lavoro della ragazza. Poi Silvia partirà per una ventina di giorni. L'aspettano i suoi genitori in provincia di Belluno. È imperdonabile un ritardo del genere, tanto più che Silvia deve fare mille cose prima di andare dai suoi. Ma quando cala il tramonto, e di Silvia non c'è ancora nessuna traccia, la signora Nimmo si preoccupa e va alla polizia di Busto Arsizio. Una scomparsa è spesso una fuga. Fuga da un ambiente o da persone che non piacciono più. La polizia cerca di capire se questo è anche il caso di Silvia da Pont. Magari la domestica era stanca di vivere a Busto Arsizio. La signora Nimmo lo esclude. A Busto Arsizio Silvia si trova bene, anche perché a quel tempo, in questo paesone in provincia di Varese, è difficile trovarsi male. Busto Arsizio è una cittadina della cintura milanese e negli anni 50, qua siamo nel 1951, gode di un relativo benessere, come del resto Milano e le città del nord, dove l'industria ha ripreso a funzionare dopo la fine della guerra. Siamo ancora lontani dal boom di fine anni 50 o di inizio anni 60, ma certamente il dinamismo industriale, quindi il benessere economico di Busto Arsizio è interessante. Forse il problema di Silvia è più circoscritto. Forse il problema non è Busto Arsizio, quanto piuttosto la famiglia Nimmo. I Nimmo sono una famiglia borghese, con un padre, una madre e quattro figli. Vivono in una villetta bifamiliare, una villetta piuttosto bella, cioè non la villetta brianzola come si può intendere oggi, ma una casa piuttosto grande con doppi servizi, camere per ogni componente della famiglia, soggiorno, una buona situazione abitativa. Il signor Guido Nimmo lavora in una compagnia aerea americana. Un lavoro modernissimo per l'epoca e ben pagato. Così il signor Nimmo non solo può permettersi la villetta bifamiliare in centro a Busto Arsizio, ma anche altri piccoli lussi, come appunto la domestica fissa, Silvia da Pont. Allora era abbastanza comune per le persone con un buon reddito avere un aiuto fisso in casa. In genere si trattava di ragazze molto giovani che venivano quasi tutte dal Veneto e dal Trentino. Ma a differenza di tanti altri padroni, i Nimmo trattano bene la loro domestica. Teniamo conto che all'epoca non tutte le servette e le camerierine erano trattate bene. Alcune dormivano veramente in ripostigli, mangiavano poco, guadagnavano pochissimo. La sua invece era una buona situazione lavorativa. A Silvia hanno dato anche una stanza tutta per sé, pulita e decorosa, all'ultimo piano della villetta, nel solaio. In questa famiglia dei Nimmo si trovava molto bene, perché era una famiglia composta da persone gentili, educate, che la trattavano bene. La polizia comincia a insinuare qualcosa. E se il problema fosse un solo membro della famiglia? Il signor Guido, ad esempio? Queste ragazze, soprattutto se giovani, non erano soltanto utili all'andamento familiare, perché aiutavano la padrona di casa in tutte le incombenze domestiche, ma anche perché erano un sistema di soddisfacimento sessuale e di equilibrio sessuale all'interno di quel nucleo familiare. La signora Nimmo è inorridita. A casa sua queste cose non succedono. Suo marito è uno specchio di onestà e poi non ne avrebbe il tempo. È sempre via per lavoro. Non a caso i Nimmo vivono a Busto Arsizio, che è in provincia di Varese, ma vicinissimo allo scalo di Milano Malpensa. Anche se adesso i Nimmo devono abbandonare la loro bella villetta di Busto,
Il signor Guido infatti è stato spostato a Roma. Il signor Guido è molto felice di questo trasferimento. Invece è un po' meno contenta del trasferimento a Roma. Le dispiace lasciare Busto Arsizio, ma soprattutto ha paura di non trovare a Roma una persona di fiducia come la domestica Silvia da Pont. Per questo aveva chiesto alla ragazza di seguirli nella capitale e Silvia aveva accettato subito la nuova proposta. La dell'enigma dice: le avevamo chiesto di venire anche lei a Roma, lei aveva accettato entusiasticamente e quindi la sua scomparsa è stata una cosa che ha stupito. Secondo la polizia la soluzione sta tutta qui. Silvia non è scomparsa, Silvia è scappata via, di nascosto, perché non voleva più andare a Roma. Non avendo il coraggio di ammetterlo, ha preferito fuggire, uscendo di casa con la scusa del latte la mattina del 7 settembre 1951. Ma la signora Nimmo non è convinta. Silvia era davvero entusiasta all'idea di Roma. I Nimmo, piuttosto, hanno un'altra ipotesi. Pensando, se non voleva venire a Roma ce l'avrebbe detto. Probabilmente avrà avuto un ragazzo che non ce l'ha detto, fa parte della sua privacy, magari sarà scappata da lui, ma l'aspettavano a Roma. Silvia potrebbe aver combinato un guaio. Non sarebbe una storia eccezionale. Basta andare al cinema per vedere innocenti ragazze rovinate da pochi istanti d'amore. La signora Nimmo ha pianto tanto per storie così, come quelle interpretate da Yvonne Sanson e Amedeo Nazzari. Guglielmo! Guglielmo! Vattene! No! Vai via! No, no, Guglielmo, per l'amor di Dio, aspettami! Vattene! Devi sapere tutto! Esci! Ma Guglielmo, almeno senti! Vai via! Guglielmo! Vai via, dico! Vai via! Aspetta! Aspetta! Secondo la polizia, però, la scomparsa di Silvia da Pont non è un film drammatico. Le cose sono più semplici. Silvia ha trovato un'altra famiglia disposta a pagarla meglio. Ha avuto paura di confessarlo e così se n'è andata via alla chetichella. In fin dei conti è solo una ragazza di 20 anni, deve ancora mettere giudizio. Per la polizia il caso è chiuso. La signora Nimmo è sempre più confusa. Quale sarà la verità? Dove sarà Silvia? E perché è sparita? Nonostante le spiegazioni della polizia, quelle domande continuano a rimbalzare nella testa di Adele Nimmo. E così la signora decide di fare a modo suo. Se la polizia non vuole cercare Silvia, sarà lei a trasformarsi in investigatrice. Prima di tutto la signora Nimmo mette insieme le informazioni che ha sulla vita della sua domestica. Silvia da Pont è nata il 24 gennaio del 1930 a Cesio Maggiore, un paese vicino a Belluno. Un paesino poverissimo, di una realtà già molto misera. Montagne a mare, quelle del bellunese, dove spesso c'è una sola cosa da fare, andarsene. Cesio Maggiore è un paese del bellunese molto agricolo e che ha vissuto molto sull'immigrazione. Cioè, se noi andiamo in Argentina, che era allora la patria maggiore dell'immigrazione, abbiamo trovato un sacco di emigranti da Cesio Maggiore. Non dalla Sicilia, dalla Sardegna, anzi i flussi migratori dal Mezzogiorno d'Italia si erano interrotti, ma continuava a essere fortissimo l'immigrazione e interna e esterna all'Italia da altri veneti. Anche la famiglia di Silvia da Pont ha difficoltà economiche, così anche Silvia emigra per lavoro. Fin da bambina viene mandata a servizio fuori di casa come sua sorella. La sorella è finita in Svizzera. Silvia invece ha girato un po' di più, Torino, Biella, Feltre, fino a Busto Arsizio. Lì, a Busto, Silvia fa una vita molto tranquilla. Ha poco tempo libero, il tempo libero allora delle persone era il giovedì e il giovedì pomeriggio lei usciva regolarmente, se ne andava a passeggio, qualche volta andava a Milano, qualche volta andava a Varese e la visita maggiore del pomeriggio un'ora era i grandi magazzini. A Busto Arsizio fu una delle città della Lombardia che ebbe per primi i grandi magazzini pur essendo un paese. Quando però se ne va in giro per la città, Silvia non passa inosservata, bionda. Occhi grandi, anche se un po' malinconici, naso regolare, bocca ben disegnata. Dalle cronache dell'epoca appare una ragazza montanara, ben in carne, anche piacente, non particolarmente brillante e che ha avuto una vita piuttosto anonima.
Certo, una vita tanto anonima potrebbe aver avuto una scossa improvvisa. Magari Silvia ha partecipato di nascosto al concorso di bellezza di turno. Qualcuno di importante l'ha notata e se l'è portata via. Questa è Stresa, la perla del Lago Maggiore, e questa è l'Isola Bella. Ma noi abbiamo deciso di farvene vedere delle belle. Guardatele, il nostro obiettivo ci ha confessato di essere rimasto senza fiato. Sono le concorrenti al titolo di Miss Italia e di Miss Sorriso. Belle, nonnino? Miss Roma è senz'altro una ragazza capitale. La giuria è invitata al più dolce dei giri d'Italia. Lucio Ridenti e gli altri della giuria, Villani della GVM e De Gasperis dell'Eni, debbono fissare con occhio impassibile questo caleidoscopio di forme e di volti. Il Duca Visconti affronta coraggiosamente una realtà che convertirebbe alla gioia di vivere il più cocciuto pessimista. Sera, la sfilata si rinnova nei saloni degli alberghi. Sta per essere pronunciato il verdetto definitivo. Una bella storia, ma improbabile. Busto Arsizio non è Venezia o Milano. Occasioni del genere sono rare. E poi Silvia è una ragazza tranquilla. Comunque è una ragazza che piace. Piace soprattutto a un certo Carmelo Tuzzolino, uno che non ha intenzioni serie, altrimenti le avrebbe già chiesto di fidanzarsi. Si vedeva con un ragazzo, uno spasimante, definirlo fidanzato forse è troppo, che si chiamava Carmelo, Carmelo Tuzzolino. Forse questo Carmelo c'entra qualcosa con la scomparsa di Silvia. Erano quelle storie platoniche della ragazza che usciva il pomeriggio, si incontravano, si facevano la passeggiata e era finita lì. Ma è davvero così? Davvero Tuzzolino si accontentava di una passeggiata e qualche sguardo languido? E se invece fosse lui la chiave della scomparsa di Silvia da Pont? Settembre 1951, Busto Arsizio. Silvia da Pont, una domestica di 21 anni, è sparita. I suoi datori di lavoro, i signori Nimmo, proprio non sanno come spiegarsi questa scomparsa. Silvia da Pont stava per traslocare a Roma con loro e sembrava felice di farlo. Secondo la polizia, Silvia da Pont si è allontanata volontariamente. Per la sua padrona di casa, invece, la chiave della storia potrebbe essere una relazione che Silvia aveva allacciato con un certo Carmelo Tuzzolino. Ma non è così. Tuzzolino non ha niente da nascondere, nemmeno una relazione con la da Pont. Tra lui e Silvia c'è solo una tenera amicizia, punto. Ma una cosa interessante Tuzzolino la dice. Negli ultimi tempi Silvia gli aveva fatto dei discorsi tetri, quasi disperati. Anche un'altra amica di Silvia lo conferma. Da qualche tempo Silvia le telefonava in lacrime, depressa, irascibile, senza mai rivelarne il motivo. Che Silvia avesse dei problemi, ma non erano problemi di tipo amorosi. I problemi che lei pensava in quel momento lì di abbandonare Busto Arsizio per andare in Svizzera. La signora Nimmo prova a contattare la sorella di Silvia da Pont, ma la sorella non sa nulla. Silvia non è scappata di nascosto in Svizzera e non è andata nemmeno dai suoi genitori. I da Pont stanno ancora aspettando la figlia per le vacanze. Dove è andata allora? Vanno in camera sua, vedono che tutto è in ordine, c'è già la valigia pronta, dentro ci sono 25.000 lire, tutti i suoi averi, quindi non è scappata con i soldi, pentita della decisione presa di andare a Roma con loro. È molto improbabile che uno decida di fuggire senza soldi in tasca. Parlare di suicidio però è ancora presto. Di sicuro, invece, c'è che Silvia è sparita. Anche le testimonianze di amici e vicini non dicono molto. Alla fine di ottobre, le indagini sulla scomparsa di Silvia da Pont sono a un punto morto. I Nimmo, intanto, si sono trasferiti a Roma, come da programma. Un bel salto rispetto a Busto Arsizio. La capitale è davvero una città immensa. Una città che sta diventando sempre più grande e più bella dopo le ferite della guerra. A Roma la signora Nimmo si trova davvero bene. Quando però il signor Nimmo torna a Busto Arsizio per recuperare le ultime cose, la moglie decide di accompagnarlo.
non brucia dalla voglia di rivedere Busto Arsizio, quanto dalla speranza che Silvia, in quei due mesi di silenzio, possa aver lasciato una lettera, un messaggio o delle spiegazioni sulla sua partenza silenziosa. La sera del 28 ottobre 1951 i signori Nimmo entrano ancora una volta nella villetta di via Galilei 3. Dopo averla perlustrata a fondo, arrivano in cantina. C'è il Nimmo che scende in cantina, perché in cantina c'è la caldaia, e doveva bruciare delle carte, buttare via della roba, non è che poteva portarci dietro tutto quanto. E vedi che ci sono i rami di un albero, di un vecchio albero di Natale, e i bambini che erano seguiti, che erano al suo seguito insieme alla moglie, dicono: ah, l'albero di Natale, andiamo a vedere. Il signor Nimmo decide di buttare anche l'albero, così sposta meglio le cassette, afferra i rami impolverati ed emette un grido che arriva fino al primo piano. Spaventata a morte, la signora Nimmo si precipita giù in cantina anche lei. E anche lei grida fortissimo. Perché dietro alla catasta di cassette impolverate non c'è solo il vecchio albero di Natale. Ci sono due gambe, lunghe, bianche e rinsecchite. C'è un cadavere, ridotto ormai soltanto a pelle e ossa. Il cadavere di Silvia Dapont, la domestica scomparsa. Un cadavere che quasi irriconoscibile, perché la ragazza era appunto una bella ragazza, in forme, ben tornita, alta, si diceva che pesasse 70 kg, e invece lì c'era uno scheletrino praticamente di neanche 35 kg, cioè era dimagrita in un modo incredibile. I Nimmo sono pietrificati, non hanno neppure il coraggio di toccare quel corpo di carta. La signora Nimmo scoppia a piangere. Il signor Guido chiama le forze dell'ordine. Naturalmente a questo punto si riaprono le indagini sulla morte, non più la scomparsa, ma sulla morte di Silvia Dapont. Viene fatta l'autopsia e emerge subito una cosa che appariva anche a prima vista, e cioè che Silvia Dapont è morta di inedia, di fame. Lì intervenne la polizia, fece fare l'autopsia e venne fuori una cosa incredibile. E il referto dell'autopsia fu uno solo: è morto di inedia. E lì si entra il pieno giallo. Chi è stato a farla morire così? Forse lei stessa? La polizia sposa l'ipotesi del suicidio, anche se certo si tratta di un suicidio anomalo. Uno scende in cantina, si nasconde per bene dietro una catasta di cassette, sotto un albero di Natale, e lì si lascia morire di inedia? Un po' troppo singolare. Però il medico legale dice no, la morte risale al massimo a una settimana, il che significa che doveva essere già così una settimana prima, doveva essere quindi dimagrita prima, quindi è dimagrita quando era ancora in vita. Ben presto l'ipotesi di un suicidio viene lasciata perdere. Gli inquirenti battono allora un'altra pista. Silvia è morta per asfissia. I tubi del gas in cantina sono difettosi. La ragazza può aver respirato gas tossici fino a morire. Ma come mai è finita incastrata tra cataste di legno e sotto un albero di Natale? Non è una posizione innaturale? Eppure la polizia non ha piste più forti, come l'omicidio. D'altronde, chi poteva avere interesse a uccidere una povera domestica dagli occhi tristi? Angelo Mongelli, un capitano dei carabinieri, non crede al suicidio di Silvia Dapont. Gli sembra una storia zoppa, senza senso. Assurda soprattutto la posizione del cadavere. Secondo Mongelli, Silvia lì sotto potrebbe non esserci arrivata da sola. E soprattutto che, come si diceva, il corpo di Silvia non è finito lì da solo. Qualcuno probabilmente ce l'ha portato. Anche perché un altro conto non torna. I Nimmo avevano setacciato tutta la casa alla ricerca della domestica. Come mai allora l'avevano trovata in cantina solo 50 giorni dopo la scomparsa? Forse i Nimmo non la raccontano giusta. O forse è stato qualcun altro a portare Silvia lì sotto, viva o morta. Ma chi? I Nimmo avevano il super alibi
che innanzitutto non c'erano dei sapori, erano partiti per Roma ed erano testimoniati che l'avevano lasciata perfettamente in salute. Mongelli scrive tutto e il giorno dopo passa ai vicini di casa. Il primo vicino di casa è il più vicino di tutti. La villetta dei Nimmo, infatti, è bifamiliare. L'altra metà è occupata dal proprietario dell'edificio, Carlo Candiani. Il cavalier Carlo Candiani è un distinto signore di 71 anni, alto, magro, quasi calvo. Ora... Nei primi tempi gli affari di Candiani andavano bene. Il cavaliere possedeva parecchi immobili a Busto. Ma Candiani non aveva saputo adattarsi alle nuove leggi del mercato. Troppi squali, troppi furbi. Lui non era così. Era un personaggio apprezzatissimo perché era un commerciante, appunto, di macchinari, apprezzato e stimato per la sua onestà. Per la sua onestà, Candiani era finito perfino in bancarotta. Anche in famiglia aveva avuto dei dispiaceri. Sposato due volte, vedovo tutte e due. Era una persona pulita, che aveva delle abitudini regolari, tre volte al giorno andava al bar a bere il suo mezzo bicchiere di vino, ci andava la mattina con il socio, tutto, proprio era un orologio. Sempre curato e ben vestito, sempre cortese con chiunque, anche col capitano Mongelli. Candiani racconta che l'ultima volta che ha visto Silvia da Pont è stata proprio la mattina del 7 settembre, giorno della scomparsa. Dalla sua finestra l'ha vista uscire a comprare il latte, come ogni mattina, vestita da lavoro. Mongelli continua ad ascoltare attentamente ogni particolare, soprattutto l'osservazione sul grembiule da lavoro. Candiani dice di aver visto uscire Silvia in grembiule. Quel particolare del suo racconto non torna. Il capitano Mongelli sa per certo che la ragazza, molto attenta alle apparenze e un po' vanitosa, non sarebbe mai uscita in strada vestita da servetta. Silvia, come al solito, quella mattina esce per andare a comprare il latte, lo faceva ogni giorno, e seguendo un suo vezzo, anche quella volta esce senza il grembiule nero che portava abitualmente in casa. Candiani però è anziano, forse è inciampato nei ricordi. Capita anche a una persona così puntuale e ordinata. Il cavaliere accompagna Mongelli a perlustrare la villetta. Arrivano nella famigerata cantina. Candiani mostra il punto esatto dove è stato rinvenuto il cadavere. Il vecchio tradisce un po' d'emozione. Comprensibile del resto. In fondo è una persona anziana che parla di un cadavere trovato in casa sua. Perché la cantina, come il solaio, è ambiente comune a tutti gli abitanti della villetta. Piano piano però Mongelli nota che il cavaliere si emoziona sempre di più. Candiani infatti comincia a incepparsi un po' mentre parla, a sudare vistosamente e a guardare con ansia i tappeti che giacciono, dei tappeti arrotolati che giacciono lì per terra, tappeti ricoperti anche da dei truccioli di legno. Candiani ormai ha la fronte madida di sudore, che asciuga nervoso. Mongelli continua a osservare, poi chiede a Candiani di accompagnarlo in solaio. Il cavaliere obbedisce, ma è sempre più teso. In un angolo del solaio si era formato un chiaro come di un corpo umano che era stato lì per tanto tempo. Allora chiese a Candiani, ma cos'è quella cosa lì? Candiani anche lì confusamente dice che sì, c'è questa traccia perché prima lì c'era una cassa che è stata spostata, vede quella cassa lì e gli mostra un oggetto che però non può essere quello che ha lasciato l'impronta perché chiaramente quell'oggetto lì da un sacco di tempo è pieno di ragnatele. Ormai Mongelli è sicuro, Candiani nasconde qualcosa. Anche perché nel solaio le sorprese non sono finite. Il capitano Mongelli vede che Candiani ha una passione insolita, la chimica. Aveva un hobby particolare, pasticciava con sostanze chimiche nel suo laboratorio e produceva da sé quelli che definiva farmaci, cioè sostanze, medicine, un pochino estratte da piante officinali, un po' invece elaborate da varie sostanze chimiche. Una grandissima quantità di boccette, flaconi, vetrini, poi erbe, piante, sostanze di ogni genere. Candiani li chiama farmaci, dice che grazie ai suoi esperimenti è guarito dal diabete. Ma per Mongelli, quella farmacia fatta in casa sembra il laboratorio del dottor Jekyll. E forse anche Carlo Candiani ha il suo Mr. Hyde.
E insomma, il sospetto che Candiani c'entri qualcosa con la scomparsa di Silvia si fa più pressante. Poi, fino a prova contraria, Silvia da Pont è sparita in casa. Dal ritrovamento della bottiglia di latte, Silvia da Pont non è stata più vista da nessuno. Angeli ha sentito i vicini. Da quel momento lei è sparita. Fuori, quindi, non essendo stata vista, è scontato che vai a cercare dove è stata trovata. Siccome era chiaro che quella povera ragazza entrata in quella casa da viva, uscì da morta, è chiaro che le persone sospettabili potevano essere le persone che abitavano quella casa. Nella serata del 9 novembre 1951, Mongelli richiama Candiani nel suo ufficio. Vuole fargli dire tutto quello che sa. Mongelli è un mago a far confessare la gente. Bisogna capire che nel 1951 non c'era, 51, 52, 53, la polizia scientifica era molto povera, non aveva nulla, non aveva DNA, non aveva neanche le impronte digitali, si facevano con parsimonia e con difficoltà enormi. E quindi la polizia, stranamente, agiva con molta più psicologia di quanto oggi avviene. L'interrogatorio va avanti tutta la notte e poi anche il giorno dopo, col cavaliere che cade in contraddizioni sempre più forti. L'abilità particolare del poliziotto che interrogò il Candiani fu proprio quella di individuare, come se fosse una macchina della verità, i momenti di alterazione emotiva. Finalmente, dopo 50 ore di racconti assurdi e farraginosi, Candiani crolla e confessa. Confessa che Silvia è morta per un banale incidente. Settembre 1951, ore 10. Silvia da Pont rientra dal lattaio. Sale in solaio per cambiarsi d'abito e indossare il grembiule da lavoro. Ma Candiani la segue. Vuole farle uno scherzo. Ci scherza spesso con la domestica dei Nimmo. Così Candiani sorprende la da Pont alle spalle. Le dà un colpetto. Silvia si spaventa al punto da svenire. Candiani è preso dal panico. Solleva la ragazza, la trascina nel suo studio e cerca di farla rinvenire con latte e madera. Ma Silvia non si riprende. Passano i giorni, le settimane, nulla. Silvia è sempre incosciente. E non si era più ripresa. Lui aveva cercato di rianimarla anche con le sostanze che produceva nel suo laboratorio, ma lei non si era mai più ripresa. A quel punto Candiani decide di nascondere il corpo inerte della da Pont. L'aveva messo dentro una cassa con dei buchi e si era fatto aiutare da un amico ed ex socio, tale Vittorio Tosi, a trasportare questa cassa in cantina. Aveva utilizzato un amico, il quale amico non c'entra con l'inchiesta perché era una brava persona, ma stranamente 3 mesi dopo si suicidò. La mattina del 20 ottobre però Candiani va in cantina e si accorge che Silvia è morta. A quel punto toglie il cadavere dalla cassa, lo nasconde il più lontano possibile, dietro la catasta di legni, sotto l'albero di Natale. Mongelli scuote la testa. Non ci siamo. La confessione di Candiani è l'ennesima assurdità del caso da Pont. Mongelli ricorda bene le boccette trovate nello studio di Candiani, anche perché nel frattempo Mongelli ha saputo un'altra cosa. A questo proposito va detto che l'autopsia, che in un primo tempo aveva rilevato la morte per fame effettiva della ragazza, più tardi gli esami di laboratorio riveleranno che nel corpo della ragazza c'erano tracce di digitale e di altre sostanze tossiche. Sostanze come quelle scoperte dal Mongelli nel laboratorio di Candiani. Sostanze dal forte potere ipnotico. Così il capitano torna a interrogare il cavaliere. Stanco, stravolto, Candiani confessa ancora. Ma questa volta confessa la verità. Non è stato un banale incidente e nemmeno uno scherzo. È stato amore. Carlo Candiani, l'irreprensibile cavaliere che tutta Busto Arsizio stima, era pazzamente innamorato di Silvia da Pont. Quel vecchio di 71 anni, schivo e gentile, era completamente uscito di senno per la domestica dei vicini, più giovane di lui di 50 anni. Era una persona anziana che evidentemente
però non aveva trovato una pace cosiddetta dei sensi, ma al contrario veniva stimolato continuamente dalla presenza di questa donna giovane e forse come tutte le giovani non attenta quello che potevano essere i pensieri e gli istinti del Candiani stesso. Dalla sua finestra la seguiva sempre, giorno e notte. Ne conosceva orari, abitudini, vita, tutto. Quante volte aveva avuto la tentazione di fermarla, invitarla in casa, corteggiarla. Ma la differenza d'età, ben 50 anni, la reputazione, la paura di essere umiliato dalla ragazza o deriso da tutta la città, l'avevano sempre frenato. Perché all'epoca si pensava che un vecchio, una persona sopra i 60 anni, dovesse vivere tranquillo per i fatti suoi e non pensare più a questioni sessuali. Il sesso era un appannaggio dei giovani, delle persone mature ma giovani, non delle persone anziane. Le persone anziane che manifestavano la loro sessualità erano visti come satiri, come persone spregevoli, come persone che dovevano comunque nascondere questi sentimenti. Ma che cosa c'entra l'amore con la morte? Perché quel vecchio, innamorato della freschezza di Silvia, dovrebbe averla uccisa? E per quale motivo il capitano Mongelli è convinto che quell'insana passione di Candiani per la chimica possa essere l'arma del delitto? Busto Arsizio, novembre 1951. Silvia da Pont, la domestica scomparsa, è stata ritrovata nella cantina dei signori Mimmo, morta di fame. A tenerla segregata per 2 mesi è stato un vicino di casa, il 71enne cavaliere Carlo Candiani. Candiani dice che si è trattato di un incidente, che ha fatto uno scherzo a Silvia e lei è stata colta da un malore. A quel punto l'uomo ha perso la testa e ha nascosto Silvia in solaio per la paura di uno scandalo. Ha cercato di rianimarla, ma quando il cuore della ragazza ha smesso di battere, Candiani, nel panico più completo, ha pensato di cavarsela buttando il cadavere in cantina. Ma il capitano Mongelli non crede alla versione del vecchio, anche perché Candiani ha ammesso di provare un'irresistibile, folle attrazione per quella servetta tanto giovane e formosa. Altro che scherzo finito male. Candiani crolla sotto l'insistenza del capitano Mongelli e firma una deposizione che è una confessione chiara e completa della sua responsabilità sulla morte di Silvia da Pont. Quel 7 settembre Candiani si sveglia, devastato dal desiderio. Ormai è un'ossessione. Vuole Silvia da Pont. La vuole solo per sé, a ogni costo. Ma Silvia sta per partire. Così decide di prendersela. Evidentemente ha deciso di impedire che Silvia da Pont se ne andasse o a Roma o in un'altra casa. E come l'ha fatto? L'ha fatto, pare, con un batuffolo, pigliandola da dietro la schiena con un batuffolo di etere. Quando quella mattina vidi Silvia salire verso il solaio, dice Candiani nella deposizione, la seguì e all'improvviso le misi sulla bocca un tampone di cotone imbevuto di narcotico. Cominciò in tal modo il suo lungo sonno che doveva concludersi con la morte. Quindi la cloroformizzò e poi le diede tutte queste sostanze proprio per poter approfittare di lei, cosa che invece poi non fece nemmeno perché si rese conto della follia di questo gesto e cercò inutilmente di riportarla alla vita, ma anche però tenendola sempre in questo stato ipnotico provocato dai farmaci. L'autopsia aveva detto che nello stomaco di Silvia c'erano tracce di digitale e papaverina, sostanze che inducono al sonno e rallentano il cuore. Non solo, una successiva analisi dei flacconi ritrovati in casa Candiani aveva dimostrato che il cavaliere si dilettava anche con iodio, estratto di tabacco, laudano. Tutte sostanze letali se prese in alte dosi. Ma dalla morte di Silvia sono passati più di 2 mesi. Troppi per capire se avesse davvero inghiottito quella roba. Ad ogni modo, alla ragazza è stato somministrato qualcosa. Evidentemente, nella sua ignoranza, ha pensato che poteva essere sedata, diciamo così,
usando queste erbe, questo laudano. Ma proprio perché ormai la sedazione, chiamiamola così, era giunta a un livello già elevato e probabilmente lui continuava a aggiungere questi laudano, etere, eccetera, la ragazza non rispondeva e quindi non riusciva non solo ad assimilare, ma spesso neppure a inghiottire quello che lui le dava. Toccherà al processo stabilire l'esatta dinamica di una morte assurda. In aula però sarà dura. Carlo Candiani non riconosce la sua deposizione e ritratta tutto durante l'istruttoria. Lui dice di essere un povero vecchio che, pur di uscire dallo stress dell'interrogatorio, ha avallato la tesi accusatoria del capitano Mongelli. Candiani, come tutte le persone però che devono ritrattare, cercò di giustificare la sua ritrattazione, o perlomeno cercò di spiegare che la cosiddetta confessione gli era stata estorta dalle pressioni morali dei carabinieri, riconoscendo però che non aveva avuto nessuna pressione fisica, nessun maltrattamento fisico. Ma il giudice istruttore di Busto Arsizio non gli crede. La confessione deve diventare vestita, cioè deve diventare appoggiata da fatti oggettivi per poter essere credibile, specialmente di fronte a una ritrattazione. Però la confessione del Candiani ebbe questi riscontri oggettivi, quindi diventava completamente implausibile la ritrattazione. Candiani ha un paio di avvocati che gli hanno suggerito di fare così e ha fatto così. Ovviamente non è stato creduto, anche perché, e lo vediamo in molti processi proprio contemporanei, se non lui chi? Aprile 1953. Tutta l'Italia è già in campagna elettorale. A giugno infatti si vota. Ed è una campagna bollente, perché si vota con la nuova riforma elettorale che l'opposizione di sinistra definisce legge truffa. In quel caldo aprile 1953 si apre anche il processo contro Carlo Candiani. Sede il Tribunale di Milano. Il processo avviene nella primavera del 1953. Avviene a Milano perché Varese, che è la provincia di competenza di Busto Arsizio, non aveva ancora una corte, una procura. A Busto Arsizio quel processo è una notizia coi fiocchi, come lo è stato l'omicidio di Silvia da Ponte. La storia venne seguita con molta passione, anzi c'erano venivano a Milano addirittura dei pullman appositamente per venire a seguire il processo. Non era il delitto del poveraccio, insomma, era il delitto di una persona con una posizione sociale non altissima, ma comunque considerevole. Al resto degli italiani invece interessa un'altra notizia in quei giorni. L'11 aprile del 1953, sulla spiaggia di Torbaianica, viene ritrovato il corpo di una ragazza, Vilma Montesi. Anche lei è una ragazza semplice come la da Ponte, ma a differenza di Silvia, il suo destino è legato al figlio di un notissimo politico e a un imprenditore modaiolo. Ci penseranno i giornalisti assetati di scoop a rendere quella morte un evento mediatico senza precedenti e a trasformare il processo Montesi in un caso giudiziario simbolo. La scomparsa di una servetta segregata da un vecchio, invece, non è così interessante. Quel che colpisce, semmai, è la normalità, la rispettabilità dell'assassino. La reazione umana di fronte a questo è sempre una reazione di sorpresa, di paura e anche di attrazione, di straordinaria attrazione, perché il delitto seduce, attrae, attira. C'è un particolare in più, se vogliamo. Il particolare è che Candiani era sempre stato una persona specchiata, rispettata. Anzi, c'è chi proprio non riesce a crederci che Candiani abbia fatto una cosa così. Gli innocentisti allora erano di più dei colpevolisti, molto di più. Erano di più perché sembrava impossibile che un vecchietto avesse fatto morire una persona di nero. Sul banco degli imputati il cavaliere Carlo Candiani continua a smentire ogni suo coinvolgimento nell'assassinio di Silvia da Ponte. Quindi una difesa da quel punto di vista intelligente, che forse era l'unica possibile difesa.
Naturalmente Candiani non è che dovesse dimostrare lui le cause della morte, ma però la difesa le doveva ipotizzare. Gli avvocati di Candiani, Gonzales e Arrigoni, ripropongono l'ipotesi del suicidio della Da Ponte. La ragazza era depressa, come dimostrano le dichiarazioni dell'ex spasimante Carmelo Puzzolino e delle amiche più care, venuti a testimoniare. E l'accusa fu ovviamente il contrario, cioè che era stata messa nelle condizioni di non potersi nutrire. Secondo il pubblico ministero è andata così. Candiani ha raggiunto Silvia Da Ponte in solaio e l'ha stordita con un narcotico per portarsela via. Poi le ha somministrato un cocktail delle sue sostanze, una specie di filtro d'amore, per legare a sé l'oggetto dei suoi desideri. Ma il cavaliere deve aver sbagliato qualcosa, il dosaggio, la composizione. Così Silvia si è trasformata in inerte pupazzo che Candiani nutre come si dà da mangiare a una bambola. Lui cercava di alimentarla versandole dei cucchiaini di miele, di vino di Pantelleria o cose di questo genere, di latte, pensando che questo potesse bastare. Ma è troppo poco. Dopo quasi 50 giorni di anoressia indotta, Silvia muore di fame. È già in cantina, ce l'ha portata Candiani dentro la cassa di legno coi buchi. A quel punto il cavaliere nasconde il cadavere di Silvia dietro la catasta di legno, sotto l'albero di Natale. Tanto lì non scenderà mai nessun altro. I Nimmo vivono a Roma adesso. Il cavaliere non può certo prevedere che alla fine di ottobre sono proprio i Nimmo a scendere in cantina e a scoprire quel che resta di Silvia Da Ponte. Carlo Candiani è l'assassino di Silvia, un anziano signore, mite e gentile, un vecchio bruciato dal desiderio che ha sequestrato una povera domestica di 21 anni per averla tutta per sé. Quando poi si è reso conto di aver tirato troppo la corda, il cavaliere ha preferito salvare la sua reputazione piuttosto che la vita di Silvia e così l'ha lasciata morire di fame. Ma la rispettabilità non può calpestare la vita di una povera domestica, come scrisse Dino Buzzati sul Corriere in un articolo metafora proprio sul processo Candiani. È stato ucciso un gatto e adesso stanno preparando un rogo dove sarà bruciato l'assassino, perché tutti i gatti sono di Dio. La difesa del cavaliere capisce che la partita è persa. Così non gioca neppure una carta importante, la semi-infermità mentale. Un'ipotesi implausibile. Una persona che si difende con lucidità e con acutezza e con ingegno non è certamente un semi-infermo di mente. I giudici condannano Carlo Candiani a 25 anni di reclusione. Nel 1955 la Cassazione riduce la pena a 11 anni. Probabilmente è stato ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata troppo severa nei confronti di una persona che sì aveva provocato la morte, ma che al tempo stesso non la voleva provocare, si fosse trovato coinvolto in una storia più grande di lui. Candiani viene trasferito nel carcere di Parma. A questo punto del cavaliere di busto e della povera Silvia Da Ponte non parlerà più nessuno. Solo un titolo di giornale, datato 13 agosto 1957. Stroncato da crisi cardiaca, il mostro di Busto è morto in una casa penale di Parma. Ma la vita di Carlo Candiani è finita molto prima, quando il suo orologio si è fermato, lo stesso giorno in cui è morta Silvia Da Ponte.